Quando visitiamo le chiese di Roma ci viene naturale alzare lo sguardo. Forse è la ricerca di Dio che ci porta a guardare in alto. Ma proviamo a fare una cosa, guardiamo in basso, guardiamo i pavimenti e scopriremo un mondo tutto nuovo. Scopriremo lo stile cosmatesco. Per stile cosmatesco si intende quella decorazione di pavimenti, colonne, cibori e altro che troviamo a Roma in alcune opere architettoniche del XIII secolo. Il nome deriva dalla famiglia dei Cosmati, marmorari romani che operarono appunto a Roma nel XII e XIII secolo, che presero spunto dall'arte bizantina, dalla quale apprendono l'uso di tessere colorate, ma non per produrre figure umane, bensì elementi geometrici ornamentali. Questa tecnica in verità non è nuovissima. Era già conosciuta nell'antichità col termine di opus tessellatum. Possiamo vedere un numero pressoché infinito di combinazioni di figure geometriche, anche piuttosto complesse. Guardate queste figure e provate a riprodurle su carta, con matita e compasso. E capirete quanto sia difficile. Esempi di stile cosmatesco li troviamo a Roma nel pavimento della Basilica di Santa Croce in Gerusalemme. La famiglia dei Cosmati prende il nome da uno dei suoi membri, Cosma. Ma fu un'intera famiglia a fare questo lavoro, quindi oltre a Cosma abbiamo Tebaldo, Jacopo di Lorenzo e molti altri. In verità quella dei Cosmati non fu l'unica famiglia di marmorari romani famosi del XII-XIII secolo. Ricordiamo infatti anche la famiglia dei Vassalletto, a cui si deve per esempio la costruzione del Duomo di Anagni, oltre che a diverse opere sparse per le chiese di Roma. Per esempio lo splendido candelabro pasquale che si trova nella Basilica di San Paolo e di Pietro Vassalletto. Anche il pavimento della Basilica di San Giovanni in Laterano abbonda di esempi di stile cosmatesco. Vengono utilizzati marmi di vario tipo, intagliati nelle forme più svariate a formare figure più complesse. Si creano così forme ardite che avrebbero ispirato a Euclide un nuovo tipo di geometria, la geometria cosmatesca. Nella Basilica di San Giovanni in Laterano abbiamo delle colonnine ornate in stile cosmatesco, alcune colonne tortili, marmi, sedie episcopali. Qui vi è persino un'opera di Arnolfo di Cambio in cui l'artista ha utilizzato questo stile. E pavimenti cosmateschi li possiamo trovare anche nella Basilica di San Crisogono in Viale Trastevere. E guardate questa bella colonna tortile accanto al ciborio della Basilica di Santa Maria Maggiore. Qui abbiamo la cappella dei Sancta Sanctorum della Scala Santa e anche qui possiamo notare degli ottimi esempi di stile cosmatesco. Qui c'è rimasta anche un'epigrafe a ricordo dell'autore dell'opera. Magister Cosmatus fecit hoc opus. Ma pavimenti cosmateschi non li troviamo solo a Roma.
Li abbiamo infatti anche nelle cattedrali di Anagni e di Civita Castellana, solo per fare qualche esempio. La cosa notevole è che non abbiamo mai trovato due pavimenti uguali. Da tutto ciò possiamo ricavare che un oggetto semplice, nelle mani della persona giusta, possa diventare una forma d'arte.